Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Gino Monaldi, cantanti virati celebri del teatro italiano. Secoli XVII e XVIII. Capitolo primo. Si narra che il celebre Allegri, che apparteneva anch'esso alla bizzarra genia dei castrati, allorquando ebbe udito la magnifica esecuzione del suo Miserere, esclamasse, rivolte ai suoi compagni di sventura: «Quando non vi saremo più noi, il bel canto potrà intonare pure il suo Miserere». E forse, sino ad un certo punto, il celebre musico e compositore aveva ragione di esprimere la malinconica profezia. Il suo Miserere, infatti, vero e grande capolavoro di pensiero e di stile, è creato sopra un tema di una chiarezza e semplicità inverosimile. Vedendolo scritto sulla carta, si rimane addirittura sorpresi dell'effetto che si prova poi ascoltandolo. E invero, la sua grande bellezza si rivela unicamente dalla maniera con cui viene interpretato ed eseguito. Tutti i versetti, infatti, non fanno che ripetere la medesima musica, ma quei cantori avevano certi modi speciali di espressione, certi movimenti e certe grazie sottili di colore e di chiaroscuri, certe convenzioni di misura e di tempo, senza dei quali non era possibile ottenere il risultato voluto. Ciò è confermato da un aneddoto storico. L'imperatore Leopoldo I, grande amatore di musica e anche buon compositore, col mezzo del suo ambasciatore a Roma, chiese al Papa una copia del famoso Miserere per la sua cappella imperiale di Vienna, e il pontefice incaricò subito il suo maestro di cappella di mandare a Vienna il richiesto esemplare. Ma, nonostante il merito degli esecutori tedeschi, la composizione dell'Allegri fu ben lungi dal rispondere all'aspettativa, tanto che l'imperatore ritenne che la copia inviata fosse apocrifa e, convinto di essere stato burlato, ne fece giusto lamento a Sua Santità, la quale, ignara completamente di musica, non seppe fare di meglio che dare immediato congedo al povero maestro di cappella. E ci volle del buono e del bello a persuadere il pontefice che l'esemplare inviato a Vienna era esattamente conforme al testo originale e che il mancato effetto dipendeva soltanto dalla maniera della interpretazione, maniera che le note scritte non potevano esprimere e che potevasi trasmettere soltanto con l'esempio. Prima di addentrarci in questo esame, non facile del resto, e cercare di stabilire un bilancio relativamente esatto dell'attivo e del passivo che l'arte e il talento di cotesti virati ha segnato nella storia musicale e segnatamente vocale, diamo un rapido cenno sulla loro origine. L'uso di codesta mostruosità si vuole venisse per la prima volta adottata dagli Egizi a titolo di punizione. E questa induzione sarebbe confortata da un'ordinanza di Mosè che, vissuto in quel tempo, non tollerò che un simile tormento fosse introdotto nel suo popolo. Semiramide, invece, se ne compiacque e ne propagò il costume durante il suo regno, servendosi dell'opera di sacerdoti di Cibele in Libia, che si vuole fossero abilissimi nell'esercizio di tale mutilazione, e che col mezzo di essa guarissero altresì l'alienazione mentale. Certo è che, sino dal XII secolo, in Oriente, il canto nelle chiese era affidato a voci artificiali, che si distinguevano col nome di falsetti. Dall'Oriente la barbara costumanza si propagò in Spagna, e di là poi veniva importata a Roma nella Cappella Pontificia. Il primo musico nel 1601 fu certo Giovanni Rossi
e l'ultimo di quella schiera iberiana fu un Giovanni de Sanctos, morto nel 1625. La Spagna, tanto barbara allora quanto religiosa, sacrificò facilmente alla Chiesa questa specie di martiri, e da quei costumi e da quel governo che gravò per tanto tempo sulle regioni napoletane ne derivò la immonda abitudine che parve quasi un privilegio di codeste province. Il fenomeno dei castrati, destinato a fornire al mondo quelle vittime della sensualità musicale, divenne in breve tempo una curiosità ambita e ricercata, e parecchie corti d'Europa ne vagheggiavano il vanto per le loro cappelle private. Al principio del XVI secolo, alla cappella dell'Elettorato di Baviera, dove era maestro allora il celebre Orlando Lassé, cantavano già 6 di quegli evirati. Fu appunto in quel tempo che alla cappella pontificia i castrati, detti musici, rimpiazzarono del tutto le voci bianche dei ragazzi contraltini, istituiti dal Palestrina per la esecuzione dei suoi mottetti. A diffondere sempre più l'uso dei musici valse l'assurda legge di Paolo IV, che in quel tempo escluse dalla cappella pontificia gli ammogliati, compreso il sommo Palestrina. Ed ecco come sino dalla metà del 1600 i musici cantavano e imperavano sulle chiese e teatri d'Italia. Ogni tanto si avvertivano, è vero, tentativi di reazione e non mancarono leggi speciali repressive e persino condanne di morte contro il crimine della castrazione. Ma le usanze furono più forti delle leggi e l'avidità, la superstizione e, diciamolo francamente, il favore immenso del pubblico per questa classe di cantori addormentarono la vigilanza dei magistrati e fecero dimenticare l'applicazione di penalità che, si disse, contrariavano violentemente i progressi dell'arte del canto e l'amore del vero e del bello. Tutto valeva ed era buono a deludere le leggi repressive contro i castrati. Tale era infatti il fanatismo del pubblico in quei beati tempi che quando il maestro Niccolini mise in scena a Roma al Teatro Alibert la sua opera dal titolo Selvaggia e che, mercè, un scritto speciale del pontefice, si permise di farvi prendere parte i soprani donne, naturalmente scelte fra le migliori, furono tali e così insistenti le disapprovazioni che si dovette interrompere la rappresentazione alla metà dell'atto secondo. Nelle Romagne e specialmente a Bologna contavansi i più abili castratori e da questa città invitavansi i chirurghi alle corti straniere, a ciò le fornissero di soprani. Nel 1752 il duca del Württemberg chiamava presso la sua corte 2 chirurghi bolognesi, dando loro facoltà di adoperarsi come e meglio credevano per il lustro e decoro della sua cappella privata. E, bene a ragione, Parini, contro il barbaro uso, lanciava gli strali della sua musa. Ascolta, empio genitore, che fai? Se tesoro ti preme, nel tuo figlio non l'hai? Con le sue membra insieme, empio il viver tu furi ai nipoti venturi. Il duca di Mantova, nel 1659, faceva castrare per suo conto un giovanetto, Pietro Valentino, di anni 13, che affidava poi al maestro Biccilli in Roma. E pare che l'operazione non riuscisse perfetta, perché il povero evirato, quando fu chiamato alla corte del duca, così scriveva all'augusto signore: «Se vuole che io torni a Mantova, provveda per il mantenimento, per la pietra e per il taglio, e per il vestito d'estate,
e non dubiti, si studierà bene. Il Valentini finì presto e male. Il vero impiego artistico però dei castrati nelle chiese e nelle cappelle pontificie non comincia che alla fine del XVI secolo e alla metà del XVII diventa poi generale, malgrado i fulmini di Papa Clemente XIV, il quale, pure condannandoli, non osa tuttavia bandire i musici dalla sua cappella. È appunto in quel periodo che i musici passano dalle chiese agli spettacoli profani. Nel 1588, regnante Sisto V, che apparve la proibizione alle donne di prendere parte a rappresentazioni pubbliche e private. Ciò che fece dire maliziosamente a Pasquino «Laudate pueri dominum». Sparita dopo Sisto V, l'ordinanza fu ripristinata da Innocenzo XI nel 1676 e si perpetuò con alternative diverse sino ai primi del secolo XVIII, in cui poi musici e prime donne si avvicendarono sui palcoscenici d'Italia senza che il pubblico vi desse importanza. Sino dal Cinquecento, del resto, si era adottato il costume di affidare le parti di donna agli uomini in abito femminile. Tommaso Inghirami, canonico di San Pietro, in una recita della Fedra eseguita nel palazzo del cardinale Ruffo, sostenne la parte della protagonista e la sostenne così bene da meritarsi, finché visse, il soprannome di Fedra. Il famoso pontefice rigorista Innocenzo XI, detto Papa Minga, perché era con questo negativo dialettale che rispondeva a qualsiasi richiesta, spinse la persecuzione contro le donne, non solo vietandone la presenza come artiste sui teatri, ma contro anche il loro vestiario. Paolo Negri così scriveva da Roma al ministro Sani Tommaso a Torino, il 25 ottobre 1679. Sua Santità ha osservato che la maggior parte delle donne vestono alla francese, portando la metà delle braccia nude ed il petto scoperto. Onde parendogli che diano un grande scandalo, ha mandato i sbirri per tutti i luoghi dove si lavano e si asciugano le biancherie, a levare tutte quelle camicie da donna, le quali saranno trovate con maniche corte e basse di scollo di petto, a segno tale che detti birri ne abbiano fatta una copiosa raccolta in questi giorni, eccetera, eccetera. Bel sistema preventivo, non è vero? Non meno rigorista e persecutore dei teatri si rivela poco più tardi Innocenzo XII, al quale si deve la catastrofe del Teatro Tor di Nona, che fu demolito per suo ordine nel 1697. Demolizione assurda e barbara che giustamente provocò l'indignazione della cittadinanza romana e gli strali di Pasquino, di cui è rimasta celebre per la sua fierezza la seguente satira. Cadde il ribelle addio Tempio di Venere. Ai pochi avanzi delle infami scene insulta il Tebro, ormai ridotti in cenere. Non si udiranno più dolci sirene, tendere i lacci all'onestà di altrui, con vezzi impuri e con parole oscene. Un equestre colosso erge a colui Roma che dissipò l'empie Babelle, con tutti i fasti e co trionfi sui. Apro una parentesi. Con il vocabolo sirene un po' azzardato, Pasquino allude ai musici che cantavano da donna e ne indossavano le vesti. Scrittori italiani e stranieri non mancarono di occuparsi dell'intervento, o meglio, della sostituzione dei castrati alle donne. E le opinioni in proposito non furono certo concordi. Certo è, però, che uomini di lettere, italiani e forestieri,
non solo non la biasimarono, ma ne parlarono con favore. Il Maffei, per esempio, nella sua prefazione alla Merope, invoca a che l'uso romano venga abbracciato da tutti i teatri, onde, sulle scene uomini soltanto perassero. Il tedesco Arnholz ammette l'usanza dei maschi a fare da donna per le opere in musica e la respinge invece per il teatro di prosa. Anche il Volkmann è dello stesso avviso. Trova ridicolo l'uso dei maschi nelle commedie, dove occorre la donna, e lo ammette nelle opere. Il grande Goethe, più liberale, sostiene addirittura la bontà dell'usanza romana, tanto per l'opera musicale che per il dramma in prosa. In una lettera del 31 luglio 1781, suo secondo soggiorno a Roma, egli scrive: «I castrati, vestiti da donna, fanno la loro parte sempre meglio e piacciono sempre più». E più tardi, in un altro articolo avente per titolo «Parti di donne rappresentate da maschi sui teatri di Roma», il Goethe, in difesa di questa usanza, anche per la commedia o la tragedia, così scrive: «Io andai alla commedia romana non senza pregiudizi, ma mi ci trovai subito, senza pensarci, riconciliato. Sentivo un piacere ancora sconosciuto e osservai che anche altri lo sentivano al pari di me. Pensai alla causa e credo averla trovata in questo: in una simile rappresentazione il concetto della imitazione, il pensiero dell'arte era sempre più vivace e per mezzo di un abile gioco si produceva solo una specie di illusione conscia. Similmente nasce un doppio piacere da ciò che queste persone non sono donne, ma rappresentano donne». Il giovane ha studiato le qualità del sesso femminile nel suo essere e nel suo contegno. Egli le conosce e come artista le riproduce. Egli non rappresenta se stesso, ma una terza natura e propriamente una natura straniera. In quanto alle opere in musica, il Goethe si dichiara assolutamente favorevole alla costumanza, in quanto che la bella e lusinghevole voce dei castrati, ai quali di giunta sembra più proprio l'abbigliamento femminile, ci riconcilia con ciò che, in ogni caso, può sembrarci sconvenevole in quel camuffamento. Salendo dalle chiese sui teatri, i musici ne assumevano tutto l'atteggiamento. Vestivano abiti da donna, portavano il guardinfante, il tupè incipriato, enei sul volto, reso morbido e candido, da renderne l'illusione completa. «Questi disgraziati», scriveva Arnholz, «hanno spinto l'imitazione a tal punto che chi guarda da lontano e non è informato della cosa non potrebbe indovinare il loro sesso, poiché, essendo per l'indole della voce tolta la maggiore difficoltà, essi si sforzano nel portamento, nei gesti, nelle movenze e nel tratto di imitare la donna in guisa, che sotto questo riguardo l'illusione non lascia nulla a desiderare. Generalmente, però, per conservare l'illusione, anziché vederli, riuscirà più grato l'ascoltarli». Gli stranieri si mostrarono quasi sempre contrari alle voci dei castrati. «Le donne, osserva il Pellnitz, sono uomini truccati, perché da queste parti hanno lo scrupolo ridicolo, oserei dire, di non voler farle esibire nei teatri. La conseguenza inevitabile è che l'opera di Roma è sempre di molto inferiore rispetto alle altre opere d'Italia. Il curioso, sì, è che questi musici cantori in gonnella suscitarono frenesie non del tutto artistiche.
e ciascuno di essi aveva il proprio partito, i propri adoratori e sostenitori, i quali non si peritavano di scrivere e far scrivere delle poesie in onore dei loro idoli. Nell'opera I due baroni di Rocca Azzurra del Cimarosa, al musico Andrea Martini, che cantava da prima donna, un adoratore poeta scriveva: «La tua voce soave allor che canti passa veloce dall'orecchio al core, ivi desta il piacere, desta l'amore, e i più tristi pensier fuggono erranti». In una grande pantomima ballo del Viganò, Rinaldo e Armida, rappresentato all'Alibert di Roma nel 1680, il mimo e musico Giacomo Tantini sollevò un entusiasmo folle, tanto che il conte Vendemini scrisse per lui il seguente sonetto, dove è chiaramente detto che, se l'Armida del Tasso fosse stata Tantini, Rinaldo non avrebbe potuto resistere all'insidia dei suoi lacci amorosi. Quella che ad arte in lieta danza imiti, sperta autrice di inganni, onde fu preso e il primo onore e bellicosi inviti, scordò Rinaldo a vagheggiarla inteso. Fra i teneri d'amore atti graditi, l'altero duce a nuove palme acceso, fermar non seppe e degli inganni orditi, mesto sostenne la vergogna e il peso. Ma se quale or tu volgi, essa volgea, emula delle grazie, il pie vagante, fra tanti pregi che in beltà fingea, no, non avrebbe in sua virtù costante vinto la donna insidiosa e rea, e franti ceppi il paladino errante. Nel Settecento il teatro a Roma era semplicemente tollerato, perseguitato quasi sempre dai pontefici, aveva subito una serie di peripezie strane e bizzarre che lo avevano ridotto a questi due estremi. Le cantarine, i musici da una parte, i burattini dall'altra. Tuttavia l'amore dei romani per il teatro non si era punto affievolito e le platee erano sempre affollate. L'opera in musica però non aveva per sé che un breve ed unico periodo, dal 1 gennaio al giorno delle ceneri. La maggiore attrattiva quindi era costituita dai musici, i quali potevano soddisfare a un duplice servizio: quello di cantare la mattina in chiesa e la sera sul teatro. Il Casanova, a proposito della pazza voga che questi soprani castrati avevano preso e del fascino che esercitavano, accenna a un musico che lo si diceva il piccolo favorito del cardinale Borghese, e così brillantemente lo descrive: sorretta la persona in un busto stupendamente fatto, egli mostrava una figura di ninfa, e cosa quasi incredibile, il collo e le spalle non la cedevano per forma e bellezza ad alcun collo di donna, ed era soprattutto per questo che il mostro faceva stragi. Sebbene la natura negativa di questo disgraziato fosse conosciuta, tuttavia, se la curiosità vi spingeva a portare gli occhi sul suo seno, un incanto strano agiva sui vostri sensi e si diveniva innamorati pazzi prima di accorgersi di questa sensibilità. Per resistere e non lasciarsi sorprendere occorreva essere freddi e positivi come un tedesco. Quando egli passeggiava sulla scena aspettando il ritornello della propria aria, il suo modo di camminare aveva ad un tempo qualche cosa di maestoso e di voluttuoso, e allorché distribuiva ai palchetti il favore dei suoi sguardi, il roteamento tenero e modesto dei suoi occhi neri penetrava nel cuore.
Era evidente che egli voleva alimentare l'amore di coloro che l'amavano come uomo e che, probabilmente, non l'avrebbero amato se fosse stato donna. Di codesti esemplari non ce n'era penuria e il De Bros, nelle sue lettere familiari, ne cita parecchi, fra i quali Senesino, Laurenzino, Mazzianini, Appianino, Egizietto, Montinelli, Salimbeni, Porporini, giovane scolaro del Porpora, grazioso come la più graziosa donzella. Come si vede, i sessi erano stranamente mescolati. Mentre a Napoli le donne sostenevano parti di uomo, a Roma invece erano giovani uomini che indossavano vesti femminili. E, dice il De Bros, Dio mi perdoni, tenuto conto del fanatismo che in ogni paese del mondo regna per le figlie del teatro. Temo assai che la fornicazione non vi scivoli sovente. Talvolta queste bellezze travestite non hanno nemmeno lo physique du rôle. Marianini, per esempio, misurava 6 piedi di altezza e tuttavia sosteneva una parte da donna all'Argentina. È stata la più alta principessa che abbia mai conosciuta.